Tiziano Renzi e Laura Bovoli hanno rinunciato ad essere esaminati dalle parti nel processo per fatture false che li vede imputati a Firenze insieme all'imprenditore Luigi D'Agostino. Questa mattina non si sono presentati all'udienza nella quale era previsto che fossero ascoltati. Il motivo per il quale vi è stata questa scelta è relativo all'esito dell'istruttore dibattimentale, che ha realizzato il massimo degli argomenti difensivi che potessimo immaginare dal processo emergessero, cioè a dire, ma questo è stato appunto dichiarato dagli stessi ufficiali di polizia giudiziaria, che non vi è stato alcuna forma di danno tributario, di danno erariale. E questa è la negazione ontologica di ogni forma di reato fiscale e quindi ovviamente anche della falsa fatturazione. I coniugi Renzi rilasceranno dichiarazioni spontanee, probabilmente scritte senza nuovamente presentarsi in aula, nel corso della prossima udienza fissata per il 15 luglio. Che non c'è stato danno erariale è stato confermato anche dal consulente tecnico citato dalla difesa, il commercialista Francesco Mancini, secondo il quale le fatture emesse dalla società dei Renzi Eventi 6 e Parti furono regolarmente registrate nella contabilità delle due aziende, sia nel libro IVA, ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, che nel libro giornale, ai fini del pagamento delle imposte dirette. Le fatture furono emesse verso la Tramor, che, ritenendole false, si è costituita parte civile nel processo, facendole anche cancellare dalla denuncia dei redditi. Per i legali di Renzi, tuttavia, la società non avrebbe annullato le fatture, limitandosi in via cautelativa a considerarne i relativi costi non come inesistenti, ma come indeducibili. Tra i testimoni citati dalla difesa e esaminati è figurato anche Stefano Bovoli, fratello di Laura Bovoli, sentito in merito a una consulenza di marketing fornita alla Eventi 6 per la promozione dell'outlet The Mall di Reggello. Riguardo invece ad altre vicende giudiziarie dei Renzi, oggi la seconda sezione del Tribunale Civile di Firenze ha respinto la richiesta di risarcimento di 100.000 euro che la Eventi 6 aveva chiesto a Giovanni Donzelli a seguito delle dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia sul passaggio di denaro tra il Partito Democratico e la Eventi 6 della famiglia Renzi. Fallito il tentativo di tapparmi la bocca, ha commentato Donzelli.